disputata un'altra doppia corsa della Porsche Carrera Cup Italia, questa volta al Red Bull Ring, ovvero il vecchio autodromo di Zeltweg, e la situazione in cima alla classifica del campionato più prestigioso in Italia è decisamente mutata, ma andiamo a vedere il sommario di questa puntata di Porsche Carrera Cup Mania con tantissime novità e cose interessanti. Postiglione grande protagonista in terra austriaca approfitta di alcuni errori dei suoi più diretti avversari in campionato. Marta Gasparin, motorsport manager di Porsche Italia, illustra la International Scholarship, un programma fortemente voluto da Porsche AG per supportare i giovani talenti della Porsche Carrera Cup a livello internazionale. La Porsche tedesca apre ai giovani piloti, soprattutto ai migliori piloti delle varie Carrera Cup che si svolgono in giro per il mondo, tranne naturalmente quella tedesca. I piloti dovranno avere al massimo 26 anni e rispondere a dei requisiti importanti, e tra questi, tra i papabili per partecipare all'International Scholarship che si svolgerà alla fine del mese di ottobre, ci sono anche i nostri giovani piloti italiani della Carrera Cup. Dall'ospitality di Porsche Italia per la gara di Zeltweg della Porsche Carrera Cup Italia, insieme a Marta Gasparin, responsabile del settore motorsport di Porsche Italia, per la presentazione di un programma internazionale molto molto interessante, una scholarship che riguarderà tutta una serie di campionati della Porsche Carrera Cup internazionale volti a fare il salto per dei giovani piloti nella Mobile One Super Cup e poi addirittura magari per progetti ancora più ambiziosi di Porsche AG Motorsport. Sì, devo dire che siamo molto fieri di essere stati precursori forse di questo programma, perché dall'inizio della Carrera Cup, quindi già dal 2007, abbiamo voluto dar seguito a una classifica Under 25 che premiasse proprio i giovani talenti che si vengono a misurare ogni anno in questo campionato, che comunque riteniamo molto selettivo e molto difficile. E negli anni poi con Porsche AG ci abbiamo lavorato su base internazionale, e adesso ne è nato un programma molto strutturato a cui verranno, diciamo, a cui parteciperanno tutte le Carrera Cup su base nazionale, ad esclusione della Carrera Cup Deutschland, e che da ognuno di questi campionati monomarca uscirà un talento che verrà segnalato, che comunque dovrà soddisfare determinati criteri, ad esempio l'età dovrà essere under 26, dovrà essere tra i primi 5 della classifica assoluta, eccetera eccetera, e verrà inviato ad questo programma di selezione ufficialmente organizzato e promosso da Porsche Motorsport, e da questo programma di selezione verrà selezionato appunto un International Scholar, si chiamerà, che sarà comunque un ambasciatore della propria Carrera Cup di provenienza, e gli verrà dato un budget di 200.000 euro, pensate, per far parte della griglia della Porsche Mobile One Super Cup della stagione successiva. Ecco, questa è sicuramente una cosa importante, perché spesso i giovani piloti, i giovani talenti lamentano di partecipare a campionati un po' fini a se stessi, che non hanno quindi un dopo, quindi questo è sicuramente un messaggio molto positivo. Una cosa molto interessante tra l'altro è che nei criteri di valutazione dei 3 giorni di questa scholarship, sì, la prestazione cronometrica ovviamente sarà importante, ma non sarà assolutamente la determinante assoluta, anzi. Certo, infatti non per niente il programma di selezione durerà 3 giorni e sarà strutturato in modo da prevedere la prestazione su pista alla fine dei 3 giorni. Quindi il primo giorno i piloti verranno sottoposti ad un training fisico con lo staff medico di Porsche Motorsport, che segue i piloti, la squadra dei piloti ufficiali sempre costantemente. Il secondo giorno invece verranno organizzate delle PR evaluations, quindi delle interviste per delle valutazioni più attitudinali e comportamentali, in cui comunque i piloti avranno modo di essere intervistati sia da uno staff di giornalisti sia da Hartmut Christian, che è il capo di Porsche Motorsport, e al terzo giorno invece si sfideranno, diciamo, ad uguali condizioni in pista. Un'ultima battuta: tu rappresenti Porsche Motorsport per Porsche Italia, quindi per i colori nazionali, come vedi in questa sfida i nostri piloti rispetto
al resto del mondo, diciamo? Beh, allora, intanto c'è da dire che rispetto ad altri mercati, quest'anno, se dobbiamo considerare la situazione così com'è, ne abbiamo due, forse tre, giovani che si potranno misurare per accedere a questo programma. Quindi questo sicuramente è un motivo di vanto della nostra Carrera Cup. Poi, se posso spendere una parola proprio in modo molto molto orgoglioso, credo che probabilmente ce la giocheremo noi e gli inglesi. Bene, allora incrociamo le dita e ovviamente in bocca al lupo. Crepi. La Porsche Carrera Cup Italia in Austria ha dato chiaramente spettacolo ed ha ribaltato quella che è la situazione di classifica. Adesso andiamo a vederci nei tradizionali 911 secondi quello che è accaduto nelle due spettacolari corse Red Bull Ring. Red Bull Ring, quarto round della Porsche Carrera Cup Italia, 4.326 metri del tracciato austriaco, tutto è pronto per gara 1, si accende il semaforo, pole position per Vito Postiglione affiancato da Matteo Malucelli, parte il gruppo con subito Malucelli che tenta di attaccare il pilota potentino della EB Motors, dentro tutto il gruppo alla prima curva, si gira Costantini che crea scompiglio nei piloti che seguono, per fortuna c'è la via di fuga asfaltata che permette a tutti di passare indenni subito. Malucelli all'attacco di Postiglione, abbiamo visto anche Mancinelli aggressivo su Piscopo e Fulgenzi, tornante più lento del tracciato, grande bagarre anche in mezzo al gruppo tra i protagonisti della Michelin Cup con Proietti alle prese con De Giacomi e Gaidei che si infila proprio davanti a De Giacomi, pilota della MIC Corse Centro Porsche Padova, si sfrutta ogni centimetro del tracciato che sorge alle porte di Zeltweg, grande combattività tra i protagonisti e subito Malucelli va a passare Enrico Fulgenzi nella penultima curva del circuito, mentre dietro grande movimento anche tra i piloti della Michelin Cup, vola fuori Galbiati e una vettura della Even Motorsport, si conclude il primo giro con Postiglione che cerca la fuga nei confronti di Malucelli, Fulgenzi, Piscopo, Mancinelli, Giraudi e via via tutto il resto del gruppo, mentre De Amicis ingaggia un bel duello con Giacomo Scanzi, il pilota della Antonelli Motorsport, contro quello della EB Motors. Intanto Fulgenzi ancora si fa vedere di fianco a Malucelli, chiude bene il Forlivese, ci riprova il pilota della Even Motorsport, sfrutta la scia del giovane Emiliano. Dunque grande bagarre in queste prime fasi di gara. Intanto dietro Mancinelli studia Edoardo Piscopo per cercare un varco e sopravanzarlo. Vedete come il pilota della MIC Corse sia attaccato a quello della Petri Corse. Sfida tra i giovani, Mancinelli è uno di quelli candidati al titolo Under 26. Intanto grande bagarre anche nelle retrovie con Costantini che si infila, va a passare Bignotti, anche Gaidei autore di una lunga battaglia in questa gara 1, Costantini che deve recuperare dopo il testa coda alla prima curva. E intanto sia Piscopo che Mancinelli hanno ripreso Fulgenzi che sembra un attimino in crisi, si è staccato dal duo di testa, mentre a sua volta Postiglione ha incamerato qualche metro di vantaggio nei confronti di Malucelli, ci prova all'interno Mancinelli, chiude la porta bene Piscopo, ma è sempre aggressivo il pilota marchigiano, veramente attaccati uno all'altro, si va verso la salita che conduce alla parte finale del Red Bull Ring. Ancora Piscopo sfrutta la scia di Fulgenzi, ma c'è anche Mancinelli pronto ad approfittare della situazione, ci prova all'esterno Piscopo alla Remus Curve, grande traverso in uscita del pilota romano, si insinua all'interno Mancinelli che va a affiancare a sua volta Fulgenzi, guadagna comunque una posizione
il giovane ex formulista. Ancora all'interno Mancinelli su Fulgenzi, arrivano in tre alla staccata e passa bene il portacolori della Mick Corse, e anche Piscopo si infila fra i due, perde due posizioni Fulgenzi nell'arco di pochi metri. Quindi Mancinelli ne approfitta e guadagna terreno e anche due posizioni nei confronti di Piscopo e Fulgenzi che come dicevamo sembra un attimo in crisi in questa prima parte di gara 1 al Red Bull Ring. Intanto nelle retrovie testa coda per Petrini, va a impattare sulle protezioni, un sovrasterzo entrato troppo veloce nella prima curva in salita e finisce così la sua gara. Intanto Postiglione si invola verso la vittoria quando mancano poco più di 10 minuti al termine. Questo è Piscopo che in crisi di freni va in testa coda alla Schloss Gold Curve e perde quindi moltissime posizioni per questa uscita in ghiaia. Peccato per il pilota romano che stava disputando un'ottima gara, riesce a ripartire ma finirà in mezzo al gruppo. Nel frattempo quindi può tirare un sospiro di sollievo Mancinelli, che però è a diversi secondi di distacco da Malucelli. Intanto Fulgenzi è alle spalle dei piloti di testa, e qui è proprio il pilota della Even Motorsport, autore di un fuoripista. Probabilmente la sua macchina non era 100% a posto col setup, ne approfitta Giraudi che scala diverse posizioni. Bravo il pilota della Antonelli Motorsport in questo weekend. Intanto è a ritiro per Costantini, evidentemente anche lui non a posto dopo l'errore al via. Intanto Luigi Lucchini conduce il gruppo della Michelin Cup davanti a un ottimo Giacomo Scanzi e a Angelo Proietti, attuale leader della classifica. Intanto Fulgenzi ci riprova su Giraudi, riesce a passare il pilota torinese della Antonelli. Invece qui è Piscopo che cerca di recuperare posizioni, lotta in casa tra Angelo Proietti e Alberto De Amicis. Proietti riesce a stare davanti al compagno di colori del team bolognese. Intanto inizia l'ultimo giro con Giraudi che è riuscito a riscavalcare Enrico Fulgenzi. Grande lotta ai piedi del podio dunque, mentre Postiglione si invola verso la vittoria. Arriva leggermente lungo ancora Fulgenzi, che ci aveva riprovato alla Remus Curve, incrocio di traiettorie, e Postiglione va a vincere per la gioia del muretto box EB Motors davanti a Malucelli e Mancinelli. Primo della Michelin Cup Lucchini davanti a Scanzi e Proietti. Tutto è pronto nuovamente per gara 2, griglia invertita, Piscopo in pole position, parte bene il gruppo, posizioni che si incrociano. Piscopo cerca di difendere la sua prima posizione, non è così, la va a perdere, però nell'incrocio di traiettorie è favorito, si va a girare Petrini toccato da un avversario. Si va verso la Remus Curve, sono in tre appaiati con Fulgenzi, Piscopo e Mancinelli. E Piscopo a prendere la testa della corsa quindi alla seconda curva, mentre dietro si va sgranando il gruppo con Lucchini che al momento conduce. Per quanto riguarda la Michelin Cup c'è bene anche Giraudi che è subito attaccato al gruppo di testa. Intanto Malucelli va a passare Postiglione e De Amicis è attaccato al posteriore di Lucchini. Lucchini che finisce largo, va a forare uno dei suoi pneumatici, quindi è costretto ad alzare bandiera bianca il pilota bresciano della EB Motors. Attacco di Malucelli nei confronti del compagno Giraudi, guadagna una posizione,
Giraudi si frappone fra il suo compagno di squadra e il potentino della EB Motors, ma Postiglione non ci sta, lo affianca all'esterno alla staccata della Remus Curve. Bravo Giraudi a difendere la posizione, accelera forte Postiglione, continua la lotta fra i due, ma Giraudi riesce a tenere la sua Porsche 997 GT3 Cup bianca e azzurra davanti a quella del pilota potentino della EB Motors, che ci riprova nuovamente alla staccata della Castrol Edge, la prima curva del tracciato di Zeltweg. Finisce largo Giraudi e nulla può in questo caso. Intanto Petrini fermo ai box, andrà a ritirarsi per la rottura del semiasse in seguito al contatto alla prima curva. Mentre nella Michelin Cup è lotta aperta fra Scanzi, De Amicis e Proietti a fari accesi. Non manca l'agonismo con De Amicis che si fa minaccioso negli specchietti del pilota della EB Motors, bussata nel posteriore della Porsche argento e azzurra. C'è anche Gaidei in mezzo a questa lotta e Proietti che arriva lungo e va a spingere fuori Gaidei. Bravo il pilota romano a alzare il piede e non incappare in nessuna penalità in questo frangente. In tutto questo ne approfitta Scanzi, che riesce a guadagnare qualche centimetro nei confronti dei suoi inseguitori. Proietti va a ripassare Gaidei, ma il pilota della Tsunami lo riaffianca e grande lotta fra i due. Si toccano le due Porsche in questo momento e Gaidei riesce a rimettersi davanti all'alfiere della RS Antonelli Motorsport, che deve guardarsi a sua volta da un minaccioso De Giacomi alle sue spalle. Davvero non mancano le emozioni anche in questa gara 2 della Porsche Carrera Cup Italia. Mancinelli si fa vedere all'esterno su Fulgenzi e nel frattempo Malucelli deve difendersi dall'attacco di Postiglione all'ultima curva, non riesce a infilare il muso della sua vettura il pilota potentino. Gioco di scie nel breve rettilineo austriaco, si difende all'interno Fulgenzi, incrocia la traiettoria Mancinelli, lo chiude Fulgenzi, va sull'erba Mancinelli, pericolo per il pilota marchigiano che è costretto ad alzare il piede. Ne approfitta Malucelli che passa all'interno in piena velocità. Anche Postiglione scompone la sua Porsche 997 in staccata e riesce a piazzarla davanti a quella dell'alfiere del centro Porsche Padova. Però attenzione, colpo di scena, perché Malucelli perde liquido del radiatore, ha toccato nel posteriore Fulgenzi, il liquido finisce sulle ruote anteriori, rischia di tamponare il pilota della Even Motorsport, finisce in ghiaia il forlivese. Brutto colpo per lui che è costretto al ritiro in questa gara 2, mentre De Amicis sempre minaccioso alle spalle di Scanzi. Scanzi che va in sovrasterzo, costretto ad alzare il piede, ne approfitta il pilota ortonese della Antonelli, che si porta quindi in testa alla classifica della Michelin Cup per questa gara 2, mentre Scanzi è costretto anche a difendersi, a chiudere ogni varco a Angelo, nei confronti di Angelo Proietti, che è minaccioso alle sue spalle. Davvero grande lotta anche tra i protagonisti della classifica riservata ai Gentleman Drivers, e continuano a essere a pochi centimetri di distanza Postiglione e Mancinelli. Mancinelli che chiude la porta ma finisce largo sull'erba sintetica, pericolo ancora per il giovane pilota della Mick Corse, che è costretto ad andare sull'erba. Abbiamo visto come è saltata la sua vettura, rischiato veramente molto, e finisce anche largo alla prima curva in questa fase finale di gara 2. Ci riprova Postiglione a attaccare Fulgenzi alla Remus Curve, all'esterno il potentino, all'interno lo Iesino, che riesce a mantenere al momento la posizione, ma si infila all'interno anche Giraudi. Diventa una lotta a tre per il secondo gradino del podio. All'esterno
Postiglione e Skoda, la sua vettura, si toccano. Fulgenzi lo spinge largo all'esterno, va a toccare la ghiaia, grande controllo di Postiglione. In tutto questo ne ha approfittato Giraudi, che si è piazzato davanti a tutti. Alle sue spalle Fulgenzi, poi Mancinelli, che è riuscito a guadagnare una posizione su Postiglione. Finale di gara veramente infuocato al Red Bull Ring tra i protagonisti della Porsche Carrera Capitalia, e la scia di Postiglione nei confronti di Mancinelli. Arrivano lunghi entrambi i due, tiene giù l'acceleratore Postiglione, che addirittura salta sull'erba per passare il giovane pilota sulla vettura bianca e gialla, che non ci sta, però si ripropone all'esterno alla frenata del tornante più lento. Nulla da fare per Mancinelli, che quindi è costretto a mettersi dietro all'alfiere della EB Motors. Intanto Piscopo in solitaria va a vincere, bella la vittoria del pilota romano, che porta sul podio insieme a lui, ci prova in ogni modo Fulgenzi, ma nulla di fatto, si porta sul podio Giraudi, terzo posto per Mancinelli e via via tutti gli altri. Conclusione della corsa, siamo andati ad intervistare i piloti che hanno raggiunto il podio sia nella Porsche Carrera Cup Italia sia nella classe riservata ai gentlemen, la Michelin Cup. Andiamo ad ascoltare le loro impressioni. Si è appena conclusa gara 1 della Porsche Carrera Cup Italia 2012 sul tracciato di Zeltweg. Siamo insieme al vincitore Vito Postiglione, tra l'altro in generale direi dominatore fino a oggi di questo weekend, un weekend che per il momento rasenta quasi la perfezione. Sì. Sicuramente quello che hai detto tu è perfetto, chiaramente abbiamo iniziato dalle libere di ieri, abbiamo trovato subito un buon setup sulla macchina, poi abbiamo corretto qualcosina per le qualifiche e comunque alla fine è venuta fuori la pole position. Oggi in gara 1 sono comunque riuscito a partire bene, ho fatto anche il giro veloce, quindi penso che meglio di così per il momento. Posso solo che dire grazie chiaramente al team, come al solito, per avermi dato una macchina super performante dal primo all'ultimo giro, mai avuto un problema, e in più volevo comunque dedicarla a mio figlio, che me l'aveva chiesto espressamente di venire qua e vincere per lui, perché domenica si è fatto male col kart e mi aveva chiesto di venire qua a vincere per lui, quindi alla fine ci sono riuscito. A un figlio non si può mai dire di no su una cosa di questo genere. Adesso gara 2, si rovescia la griglia, quindi parti sesto. È ovvio che di solito è molto difficile andare avanti, qua però hai dimostrato di avere un passo leggermente superiore comunque anche ai tuoi diretti concorrenti. La classifica adesso è cortissima, quindi è importante rischiare e cercare di stare davanti a Malucelli, però non si possono fare errori, perché come abbiamo visto e come sta pagando Mancinelli, 1-0 pesa tantissimo. Certo, quello sì, sicuramente, quindi domani partendo sesto cercherò chiaramente di portare più punti a casa, non fare errori. Poi il passo è buono, chiaramente non è molto facile sorpassare in questa pista, quindi chiaramente ci proverò a prendere più punti possibile, quindi domani vediamo, se riusciamo a fare un altro podio sarei felice, se no quello che viene ci prendiamo. Oggi era importante portare a casa questi punti pesanti. Dall'ospitalità della Porsche Carrera Cup, Zeltweg, secondo classificato di gara 1, Matteo Malucelli. Allora, è sfuggita di poco la pole, tu che finora eri stato un po' il re della pole position, quest'oggi in gara un ottimo ritmo, però Postiglione è riuscito sempre a tenere quel minimo di gap rispetto a te. Beh, diciamo che oggi eravamo inferiori, si è visto dall'inizio anche dalle qualifiche, perché non è di poco, perché abbiamo preso mezzo secondo in qualifica, quindi... onore al merito ai nostri avversari, a Vito che è andato fortissimo, io ho tentato almeno di fare il giro veloce, ma lui a metà gara è riuscito a portarmelo via, sintomo di una supremazia che qui c'era, insomma, che va bene anche arrivare secondi per il campionato, usciamo sconfitti, ma diciamo che lavoreremo per fare meglio. Per gara 2 quindi pensi di dover lavorare un po' sulla macchina per chiudere questo gap? Beh, sicuramente siamo meno a posto di loro, però non sono sicuro che nella notte riusciamo a chiudere il gap. Domani partiamo con la griglia invertita, e cerchiamo di portare a casa più punti possibili, poi la prossima gara cercheremo di fare meglio.
Perfetto, in bocca al lupo per gara 2. Appena finita gara 1 della Porsche Carrera Cup Italia, terzo gradino del podio per Daniel, che a un certo punto è approfittato della bagarra tra Piscopo e Fulgenzi davanti a te. Sì, ero molto più veloce di loro, però non riuscivo ad avere quello spunto in più per sorpassarli, ci ho provato 2-3 volte e poi Piscopo nel tentativo di sorpassare Fulgenzi alla staccata della seconda curva sono usciti un po' malamente. Io ero un po' più veloce in traiettoria, siamo rimasti affiancati tutto il rettilineo e avevo poi la curva a favore e così poi sono sorpassati tutti e due e sono andato poi via subito in quanto il mio passo era un po' più veloce di quello loro, insomma. Peccato per la qualifica 2 che non sono riuscito a sfruttare il secondo set di gomme, avevo qualche problema di setup che però in gara abbiamo risolto ampiamente e che non mi ha consentito una prima fila, che avevo la potenzialità di conquistare la prima fila comunque in qualifica. E questo mi ha penalizzato un po' partendo dalla terza fila in gara, insomma. Classifica cortissima, tu sicuramente sei ancora in lotta per il titolo e comunque potresti in un certo senso fare anche da ago della bilancia nella lotta tra Malucelli e Postiglione. Beh, sicuramente ancora sì, matematicamente insomma sono la lizza è aperta a noi tre. È difficile comunque quando ho un po' di punti di svantaggio e mi sono dovuto fermare e quindi niente, vedremo poi nel proseguo delle gare già da domani cosa accadrà, poi andremo nelle piste comunque dove sono a mio favore tipo l'Imola e Mugello dove ho conquistato una prima fila la gara scorsa. E quindi sono fiducioso, molto fiducioso, la squadra lavora veramente bene, siamo molto affiatati, dobbiamo migliorare ancora un pochino in qualifica, però sono sicuro che da qui alla fine dell'anno i risultati si vedranno. Grazie. Appena finita gara 1, Michelin Cup, tracciato di Zeltweg, Luigi Lucchini, Team Abbey Motors, ci stai prendendo gusto a portarti a casa queste vittorie, tra l'altro hai fatto una bella battaglia compaesana con un altro bresciano doc come Scanzi. Sì, oltre a essere della mia stessa città e anche del mio stesso team, quindi la lotta tra di noi non poteva che essere corretta, lui è stato correttissimo. In partenza mi sono avvantaggiato, dopodiché verso la fine gara ha fatto una bellissima rimonta e poi alla fine siamo arrivati in volata. Bellissimo comunque vincere qua a Zeltweg. Adesso comunque in campionato dopo una fase iniziale dove Proietti ha accumulato oggettivamente un grosso vantaggio, però adesso piano piano stai recuperando. Allora, da un punto di vista matematico sicuramente il campionato è ancora aperto, ma la vedo veramente, veramente difficile riuscire ad ambire sicuramente alla vittoria. Sicuramente cercheremo di fare il massimo da qua alla fine. Bene, allora in bocca al lupo sia per gara 2 che per il resto del campionato. Crepi, grazie. Sempre appena finita gara 1 qua a Zeltweg della Porsche Carrera Cup Italia, Coppa Michelin, ormai un habitué del podio, una piazza d'onore dietro comunque un amico e quasi conterraneo come Luigi Lucchini, quindi in realtà esatto, quindi grande soddisfazione. Molto, molto, abbiamo fatto una bellissima gara tutti e due e siamo stati molto 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 rispettosi uno dell'altro, anche quando c'era la possibilità di mettere il muso io non l'ho messo, ma anche quando c'era la possibilità che Luigi mi chiudesse non mi ha chiuso. Veramente complimenti ad entrambi e con una scuderia così si rispettano gli ordini. E domani in questo derby bresciano? Domani vediamo perché non so come partirò, però le partenze, a parte una che ero impreparato in una gara, la seconda gara mi pare, parto abbastanza bene, magari riesco a infilarmi in mezzo a quelli forti e farmi trainare un po', comunque l'importante è guidare bene, perché questo è un circuito che se guidi bene puoi realmente portarti avanti. In bocca al lupo per gara 2. Crepi il lupo, grazie, grazie. Per chiudere l'argomento della Michelin Cup gara 1 di Zeltweg della Porsche Carrera Cup Italia siamo insieme ad Angelo Proietti, leader della Michelin Cup, un terzo posto agguantato proprio alla fine ai danni del tuo compagno di squadra De Amicis. Tra l'altro davanti a te c'era un'altra lotta tra compagni di squadra, quella tra Scanzi e Lucchini. Sto Lucchini sta andando forte sempre di più. Sì, è andato molto bene, hanno le macchine molto a posto, tutta la squadra dell'Abbey Motor oggi, abbiamo visto che negli ultimi giri anche la nostra macchina andava bene, migliorava di giro in giro e devo dire che negli ultimi 7 minuti voleva attaccare, poi Piscopo si è messo in mezzo tra noi, fatto passare e poi fortunatamente
Ben si è ostacolato con Diamicis, con il mio compagno di squadra, ho trovato un varco e sono riuscito a prendere un terzo posto inaspettato. Adesso con Lucchini dicevamo che piano piano ha recuperato dei punti, tu per fortuna però ti hai rimesso da parte un bel po' di punti a inizio stagione. Come vedi la lotta per il campionato della Michelin Cup? Sì, agguerrita, come tutti gli anni. Poi questi ragazzi giovani, io sono il vecchietto qui, ma i ragazzi giovani vanno bene, fisico, la macchina va bene, mi daranno filo da torcere. Va bene, allora ti lasciamo col tuo filo da torcere. Grazie, grazie. Come spesso accade, lo avete visto, gara 2 è stata molto più spettacolare di gara 1, non sono mancati i colpi proibiti e anche le leggere polemiche, ma andiamo a sentire il parere dei protagonisti. Siamo qua dall'Hospitality Porsche insieme al vincitore di gara 2, in realtà ormai è diventato il vincitore delle gare 2 della Porsche Carrera Cup. È una domanda, tra l'altro può sembrare una battuta, ieri Porsche ha presentato un programma molto interessante per i giovani, una International Scholarship legata soprattutto a un progetto della Mobile One Super Cup. Oggi dal passo che avevi sembrava già non solo che l'avessi vinto, ma che avessi già sotto il sedere una Super Cup. Beh, me lo auguro, anche se sarà molto dura perché ho due avversari che rispetto molto perché sono veloci e comunque e preparati. E per quanto riguarda oggi la gara sono contento perché ieri ho commesso un errore, oggi mi sono un po' rifatto, ho guidato in maniera intelligente, pulita, sono stato molto accorto nella prima curva perché Fulgenzi ha provato a passarmi, devo dire è stata una lotta corretta, dopodiché ho fatto finta di essere in qualifica, ho tirato come un pazzo fino alla fine e poi quando ho visto il distacco, gli ultimi due giri ho un po' rallentato per non commettere errori. Beh, malgrado tutto hai chiuso con 17 secondi in 19 giri, quindi quasi un secondo al giro, sicuramente avevi un ottimo passo dietro di te, però magari avrei modo di vederlo, ne sono successe tante, quindi questo sicuramente ti ha favorito nell'allungare sul gruppo. Sicuramente stasera me la guardo sul motor media, però perché dicono che è una bella gara e indubbiamente la loro bagarre mi ha aiutato, se no non avrei mai vinto per questo distacco, però credo che ce l'avrei fatta lo stesso perché avrei contenuto gli altri. Bene, allora buone vacanze, ci rivediamo a Imola. Grazie, ciao a tutti. New entry per quest'anno sul podio per la Porsche Carrera Cup, Gianluca Girardi, una grandissima gara, molto sofferta, sei stato molto bravo a sfruttare una bagarre evidente davanti a te. Sì, ti ringrazio, effettivamente all'inizio ho avuto qualche difficoltà a mettermi a posto tra macchina, circuito e tutto quanto, poi tutto è andato a posto bene, i tempi erano corretti, quindi ho potuto mantenere il passo dei primi e a un certo punto approfittarne di quelle che sono state le varie scaramucce tra i tre litiganti, diciamo. Ecco, tu che sei rinomato per essere un grande sportivo, quanto c'è di caparbietà e quanto c'è un po' di pizzico di fortuna in questo risultato ottenuto? Ma tutto sommato di caparbietà ce n'è tanta, perché comunque non ho mai mollato, ho tenuto il passo bene, ci ho creduto e dopodiché ho avuto la fortuna di trovare, di azzeccare le mosse giuste al momento giusto, quindi questo. Perfetto, allora adesso ti aspettiamo magari nuovamente su un podio già da Imola. Spero proprio di sì, grazie mille. Sempre dall'Hospitality della Porsche Carrera Cup Italia, circuito di Zeltec, Dani Mancinelli, un nuovo podio, una gara veramente combattuta. A un certo punto sembrava che potessi ambire anche a una posizione migliore, poi sembrava quasi tutto perso, invece alla fine è ritornato fuori il terzo posto. Sì, circa metà gara, all'uscita della prima curva, quando ero terzo sono uscito molto meglio di Fulgenzi, l'ho affiancato. Lui mi ha messo nell'erba, ho dovuto mollare il gas e poi ho subito anche la perdita di posizione da parte di Malucelli e poi Postiglione. Quelle Postiglione poi in primo momento l'ho riguadagnata, però eravamo insomma una lotta anche troppo al limite fino alla fine che mi vedeva terminare quinto. Poi giustamente la direzione gara ha preso i giusti provvedimenti e dunque ho finito a podio. Potenziale era di arrivare anche forse vincere, perché i primi giri la macchina andava molto bene, ero molto veloce, però appunto ero un po' ostacolato e poi dopo stando dietro alle altre macchine tutto in trenino le temperature andavano su, sia dei freni, le gomme, ho avuto un calo abbastanza drastico, però comunque ho concluso la gara a un terzo posto e ancora un podio e molto importante per la classifica punti del campionato, insomma. Adesso ieri ci dicevi che dopo la pausa estiva arrivano delle piste per te favorevoli, quindi dove poterti giocare forse le ultime carte importanti per il campionato. Sì, infatti appunto andremo a Imola e Mugello, quindi e poi Monza, piste veloci dove appunto ci sono anche curve veloci che penso che sono un po' più avvantaggiato. Bene, allora ti aspettiamo a Imola. Anche a voi, grazie a voi, Motormedia, ciao.
dalla tenda Hospitality della Porsche Carrera Cup Italia siamo insieme ad Alberto De Amicis, meno provato apparentemente di Angelo Proietti, un'ottima vittoria, un altro buon risultato qua sul tracciato di Zelt. Sì, sì, sono contentissimo, una vittoria sudata dal primo all'ultimo metro, è andata veramente, veramente bene, decisamente. Sei riuscito a passare Scanzi sfruttando anche un suo piccolo errore alla curva 1? Sì, sì, lui ha sbagliato durante la percorrenza della curva 1, io ero ad inizio gara che lo tampinavo in diversi punti del circuito, ero molto più veloce di lui. Sui rettilinei francamente la mia macchina non riusciva minimamente a stargli dietro, tant'è vero che perdevo tutto quello che riuscivo a guadagnare durante le percorrenze, i primi metri, però lui è stato bravissimo a tenere fino a quel momento la posizione, siamo stati molto corretti, ho sfruttato l'occasione, non me la sono fatta perdere, scappare. Bene, allora complimenti. Grazie mille, grazie a tutti, a Imola. Secondo classificato in gara 2 della Mission Cup, Giacomo Scanzi, ormai è una costante per te il podio, questa volta si è tolto per un problema all'inizio Luigi Lucchini, quindi hai sfiorato la vittoria, poi una piccola sbavatura alla curva 1 ha lasciato la porta aperta a De Amicis. Proprio una piccola sbavatura alla curva 1, stavo mantenendo la distanza da lui, lì volevo essere conservativo per evitare una bianconera che poteva esserci. Se si usciva, ho messo seconda, nel mettere seconda la macchina si è un pelo intraversata, ho pizzicato il cordolo e devo dire, mi faccio complimenti, non l'ho persa, non mi sono girato perché altrimenti buttavo la gara, ma non mi sono girato perché stavolta sono stato proprio bravo a tenerla come si deve. Però lui è stato svelto, era lì, e poi era distante ma aveva la terza, quindi aveva molta più velocità di me. Io e Alberto non ci ostacoliamo mai, facciamo delle gare molto corrette, quindi è giusto che in quel momento mi passasse. Poi mi sono dovuto riprendere, poi è arrivato Angelo, c'ho il team Antonelli che prima me le dà uno, poi me le dà l'altro, ma correttamente abbiamo fatto una bella gara tutti e tre, decisamente. Adesso manca solo la vittoria. Sì, sembra che questa vittoria non voglia arrivare, ma ce la mettiamo tutta perché io voglio vincere correttamente, ma voglio vincere per il team, voglio vincere per Giusy Borghi che sto aspettando il momento di dedicarle la vittoria, per i miei figli, ce la metterò tutta. Ok, allora vittoria work in progress per il futuro per Giacomo Scanzi. Grazie, grazie, e buone vacanze a tutti, ci vediamo a Imola, grazie, ciao. Appena conclusa gara 2 della Porsche Carrera Cup Italia, Michelin Cup, un nuovo podio per Angelo, abbastanza provato, vuol dire che faceva caldo in macchina, comunque un risultato fondamentale per il campionato. Caldo, poi una bella battaglia con le quattro macchine, Gay Day, Costantini, poi lo Scanzi, ho cercato di passarlo fino all'ultimo, non ci sono riuscito, poi ho visto che non ce l'avrei fatta, dico allora vabbè, mi accontento dell'altro terzo posto, due terzi posti qui. E sono più che contento. Adesso piccola vacanza e poi si torna in pista a Imola. Imola, speriamo di far bene. Bene, allora ci rivediamo a Imola. Grazie, grazie a voi tutti, buone vacanze. La Porsche Carrera Cup Italia vivrà il proprio momento di ferie, ma pochi giorni perché poi il primo weekend di settembre si riprenderà con una doppia sfida dove Matteo Malucelli cercherà di riportarsi al comando del campionato e dove i nostri giovani under 26, alcuni dei quali sono proprio in lotta per il terzo posto, cercheranno di convincere Porsche Italia a inviarli all'International Scholarship che si disputerà a fine ottobre. Ci rivediamo quindi dopo la doppia gara di Imola, qui sempre in Porsche Carrera Cup Mania. Arrivederci.